chiamo Carmina Rai. Sono nata il giorno in cui il mondo è finito. I sopravvissuti si sono fatti delle nuove vite sottoterra. In superficie c'era soltanto cenere e gelo e morte. Pensavamo che l'inverno non sarebbe finito, tuttavia la vita è ricominciata. Avevo 6 anni la prima volta che ho visto il sole. Per mamma e papà fu una vista straziante. Il mondo che conoscevano era perduto per sempre, ma non per me. Non avevo mai visto nulla di così perfetto. Non eravamo gli unici sopravvissuti e col tempo, poco a poco, la comunità è cresciuta. Non è sempre stato facile, ma per un po' ha regnato la pace. Questa era Prosperity. Una nuova casa, una nuova vita, una normalità. Ma, come accade con tutte le cose buone, non poteva durare a lungo. I guerrieri sono arrivati da est, guidati da 2 sorelle, gemelle. Qualcuno gli aveva parlato del nostro paradiso. Dicevano che se lo sarebbero preso. Non potevamo resistere. Hanno preso tutto ciò che potevano, il cibo, le nostre case, la nostra gente. Ci serviva un miracolo. E sentimmo parlare di Thomas Rush. Col suo braccio destro girava per la costa ovest aiutando la gente a ricostruire ed era su un treno che passava Hope County. Mia madre mi ha mandata a cercarli per convincerli ad aiutarci. Erano la nostra speranza, la salvezza. Ma tutto è andato storto.